Signore sia con voi. In questa Eucaristia pregheremo in modo particolare per il nostro fratello Gerardo e per meglio parteciparvi riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, la caduta in cui si ordina di far venire i giudei
tutte le province del regno. Perché come io potrei resistere a vedere la sventura che colpirebbe il mio popolo? Come potrei io resistere a vedere la distruzione della mia stirpe? Allora il re Assuero disse alla regina Ester e al Mardocheo, il giudeo: ecco, ho dato a Ester la casa di Aman, e questi è stato impiccato a palo, perché aveva voluto stendere la mano sui giudei. Scrivete dunque come vi parrà meglio, nel nome del re, e sigillate con l'anello regale, perché ciò che è scritto nel nome del re è sigillato con l'anello regale è irrevocabile. Per i giudei era spuntata la luce, ci fu letizia, esultanza, onore. In ogni provincia, in ogni città dunque, giungevano l'ordine del re e il suo decreto. Vi era per i giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti appartenenti ai popoli dei giudei, del paese si fecero giudei. Parola di Dio. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il tuo volto, perché si conosca sulla terra la tua vita, fra tutte le genti la tua salvezza. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, e tutti le genti e si rallegrino. Benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono.
Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. La parola del Vangelo per i nostri peccati. Ci ritroviamo qui a chiudere con questa Eucaristia il giorno dedicato alla nostra Mamma delle Grazie. Stamattina tanti di voi, fedeli e devoti, da tutte le comunità, oltre che ai capriesi, vi siete succeduti ai piedi di questo altare. Questo altare che nei secoli del tempo ha visto tante e tante persone inginocchiarsi qui davanti ai piedi di Maria e deporre le ansie, le speranze, ma anche le gioie dei propri cuori e della propria vita. Maria è una mamma attenta, Maria ascolta, Maria vede, Maria interviene al momento opportuno. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato poc'anzi, le nozze di Cana, Maria si accorge di questa difficoltà in una festa. Immaginate se a un certo punto veramente non ci fosse stato più vino. Così è successo realmente, poi grazie all'intervento di Maria tutto si è sistemato. Maria, l'occhio di mamma, che amorevolmente, in modo vigile, si accorge di tutto. Un po' come succede nelle famiglie, no? Non perché il papà è meno delicato, ma la mamma ha quel non so che la rende mamma. E fa cogliere anche solo un sospiro da parte dei componenti della famiglia e se ne accorge, se è un sospiro di gioia, di stanchezza, di ansia, e interviene con delicatezza. Grazie all'intervento di Maria si salva il festeggiamento di questo matrimonio e addirittura quel vino che viene servito è ancora più buono del precedente. E come abbiamo ascoltato, si faceva il contrario, no? All'inizio si dava il vino buono, poi quando erano un po' tutti brilli, tutti ubriachi quasi, si dava quello meno buono o si annacquava addirittura. Invece qui avviene il contrario. E sapete a che cosa possiamo paragonare questa immagine? Il vino meno buono e poi il vino buono. Quella grazia che noi tante volte sporchiamo nella nostra vita col peccato, che diventa buono, quel vino, quindi la grazia diventa buona dentro di noi, quando? Quando ci mettiamo in ginocchio davanti a Gesù e chiediamo sinceramente perdono, senza sé e senza ma, senza condizioni, perché spesso andiamo a giustificare un po' le nostre mancanze. Invece non è stato giusto. Voglio ricominciare, chiedo perdono, voglio ricominciare da capo, cercando di fare meglio. Questo sostanzialmente è il cammino di ogni cristiano. E in questo cammino non siamo soli. Noi abbiamo un'alleata forte, potente, che è la nostra Mamma delle Grazie. Anche tante volte non riusciamo ad avvertire la presenza della nostra vita. Maria c'è e ci sarà sempre, come Gesù ci accompagnerà, la metteremo da parte, benissimo, ma in silenzio, come ha seguito in silenzio suo figlio Gesù, fino a sotto la croce, Maria ci sarà anche l'ombra, e interverrà al momento opportuno, e noi non ce la accorgeremo nemmeno. E come la mamma, non vuole nemmeno grazie a Maria, la mamma ha tante cose per la per i figli, però tra parentesi e anche parte degli altri componenti della famiglia, dire grazie ogni tanto alle mamme, una carezza, un bacio, va bene, no? Perché la mamma si porta tutto dentro e fa tanti sacrifici e tanto da un po' di silenzio. E quante volte le mamme con umiltà versano anche lacrime per i propri figli o per i propri mariti, per i nipoti, di nascosto. E allora è bello ogni tanto dire grazie, però la mamma non pretenderà mai grazie, perché quello che dicevo prima, no? L'aspetto che caratterizza la mamma
fa con amore e non si aspetta nulla in cambio. Un po' come la Madonna, no? Maria a un certo punto poteva pretendere da Gesù, da Dio, determinate cose. Ho detto di sì al tuo progetto, no? L'annunciazione che avete visto rappresentata fuori in piazza, il caldo non ha rovinato, no? Un po' e un po'. Però l'avete vista fuori, no? Il plauso ai componenti dell'associazione Madre Maria Pienotati che stanotte hanno lavorato per onorare Maria a Gesù. Però hanno avuto un regalo stanotte. All'una meno 20 si sono aperte le porte della chiesa stanotte e abbiamo pregato a nero così, noi Maria, ai figli di Maria, e poi ognuno ha rivolto alla Madonna le sue preghiere personali con un po' di silenzio. E dicevo, Maria poteva dire a Dio, io ti ho detto di sì, mi sono messa a disposizione, però un occhio di riguardo ce lo potevi avere per me. Quante sofferenze, quante incomprensioni, vedere mio figlio soffrire in questo modo, mi potevi risparmiare qualcosa. Maria poteva dirlo no a Dio. Sì o no? Lo poteva dire. Però Maria l'ha fatto. Maria ha conservato, come ci dice il Vangelo, tutto nel suo cuore in silenzio. Non capirò adesso, ha ragionato Maria, capirò forse un giorno quando andrò nel regno dei cieli. E Maria diceva in sé ha seguito il suo figlio Gesù fino all'ultimo, senza pretendere nulla. Allora chiediamo a Maria il primo della grazia possa rinnovarsi dentro noi sul serio. No? Bello vedere tanti di voi qui ai piedi di Maria, stiamo celebrando insieme, no? Però facciamo che sia questo giorno una carica in più, no? Per proseguire il nostro cammino di fede, avendo ringraziato Maria, e questa mattina ho detto alle varie messe quando ho salutato, noi dobbiamo ringraziare Maria perché lei ci protegge sempre, e l'ho detto prima, anche dell'uomo ci segue. Ma quest'anno Maria ci ha salvati per quello che abbiamo vissuto, per questo virus tremendo che ha flagellato tutta l'umanità. E allora abbiamo ancora sentimenti maggiori per ringraziare. Per questo ho lasciato la messa lunedì alle 12, la tradizionale messa di ringraziamento, anche se non si farà la processione, perché noi abbiamo ancora più motivi quest'anno per ringraziare. Però nelle mani della Madonna vogliamo mettere anche tutte quelle persone che sono state trovate da questa situazione, sia dove ci sono stati tutti, chi ci è passato perché si è beccato il virus e si è ristagnato. Io non so se voi avete sentito che il sindaco, sicuramente, perché abbiamo avuto i casi, i santi patroni del comune hanno speso la mano, compreso la mano. So se voi avete parlato con qualcuno che ha contratto il virus, e ha raccontato un po' la sua esperienza, è stata atroce come cosa. E quindi mettiamo tutti nelle mani di Maria, le persone toccate dal lutto, da questo virus, le persone che veramente sul serio sono state provate anche dalla povertà in questo periodo, perché non c'è stato lavoro, però ringraziamo il Signore perché attraverso le istituzioni civili, attraverso le parrocchie, ci siamo sforzati di stare un po' vicino alle famiglie che più avevano bisogno. Ma tutto questo, almeno per quanto mi riguarda, tutto nel nome di Maria, nostra mamma. Lei fa tanto per noi, dovremmo anche noi fare qualcosa, non per lei, perché lei è già in paradiso, è la Madonna, non ci chiede niente nemmeno adesso, ma fare qualcosa con il suo aiuto per gli altri. E allora Dio dice che questa grazia del vino nuovo veramente sia vera dentro di noi. Allora ognuno rientri un po' in se stesso, faccia il stato profondo della propria vita. A che punto sono arrivato? Come sto vivendo le mie giornate, i miei rapporti? Una cosa che sicuramente dobbiamo chiedere tutti alla Madonna è di saper vivere rapporti sinceri e veri. Perché tante volte le mascherine che stiamo portando sul volto le portiamo come maschera davanti alla nostra anima. Chiediamo di essere veri davanti a Gesù. Perché, come diciamo in dialetto, oggi si sta, rimane non si sa. Quando arriveremo davanti a
al Signore non avremo né mascherine per il Covid e né altri tipi di maschera, arriveremo così davanti a Lui come siamo. E allora chiediamo alla Madonna di riuscire a ritornare alla semplicità dei valori, a volerci bene sul serio, a dire parole l'un verso l'altro, bene, che partono dal cuore, parole di amore, di misericordia, di perdono. La Madonna poteva dire qualche parola forte verso chi ha maltrattato suo figlio? Sì, e non l'ha fatto. Allora chiediamo alla Madonna di riuscire ad essere come lei, una donna che si è messa in ascolto alla sequela del suo stesso figlio, una mamma che diventa discepola. E ogni nostro giorno possa essere un correre solleciti, come noi cantiamo nell'ultima strofa dell'inno, correre solleciti dietro di te, o Maria, tu come madre tenera ci insegni la via. Quale via? La via per capire che lo conosce tutti quanti, è facile, no? Quale via ci insegna Maria? La via del paradiso. Maria ci mostra Gesù. Vedete che la nostra bella statua, la Madonna sta quasi indietro rispetto a Gesù. Ci mostra Gesù, suo figlio. Allora facciamo che attraverso di lei possiamo sempre camminare in un'unica direzione che è Gesù Cristo. Possiamo ogni tanto deviare dalla destra a sinistra, ma quella è la fragilità, la debolezza umana. Però Maria farà sempre di tutto per portarci sulla retta via. Permettiamoglielo, non abbondiamo resistenza, perché la vera gioia non viene dagli uomini, la vera gioia viene da Dio, anche attraverso Maria, e se viviamo questa gioia davanti a noi, la vivremo anche davanti agli altri. Perché negli altri vedremo il bello, nelle situazioni che noi viviamo ogni giorno, nonostante ci possano essere, ci sono delle difficoltà o delle incomprensioni, vedremo solo il bello. O quantomeno avremo voglia di crescere insieme, di maturare, la correzione fraterna. Il Vangelo di San Pietro. Allora auguro a tutti veramente di riuscire ogni giorno a rinnovare questa grazia del buon vino e che ognuno di noi ogni giorno possa correre dietro Maria per arrivare poi un giorno a Gesù. Voglio ringraziare ciascuno di voi per questa rinnovata manifestazione di devozione nei confronti di Maria. La nostra presenza è per dirle grazie, semplicemente grazie. Saluto il sindaco e i suoi collaboratori che sono qui con noi, sempre presenta un momento forte. Alla fine canteremo l'inno, e voi sapete che l'inno quest'anno, il 18 giugno, ha compiuto 110 anni, grazie al lavoro e alla passione dell'amore per Capriglia, la Madonna, del maestro Mattia Forte. E ringrazio anche le forze dell'ordine che stanno fuori, Carmine si è messo anche a disposizione, abbiamo fatto uno strappo alla regola, siete sedute tre per banco per farvi entrare di più, la protezione civile, il comitato festa che quest'anno ha lavorato un po' nell'ombra perché non ci sono state feste come gli altri anni, però guardiamo il positivo, quest'anno ci è servito per dare un po' uno stop a tante cose, però dobbiamo chiedere a noi valutando tutto anche la festività di Maria, e questo ci serve anche a non dare per scontato tante cose, i rapporti, le situazioni che viviamo e anche quello che riguarda un po' la nostra devozione, la vita di fede. Ringrazio il coro che si sono preparati questi giorni con ogni anno, sono andata alle ultime e stamattina. Se qualcuno ha dimenticato, altri non vogliono essere nominati, ho fatto di una cosa e l'altra per rendere più bella l'orma anche con i fiori della nostra chiesa. L'importante è che lo sappiano Gesù e Maria. E come diciamo ogni sera, oggi come ieri, viva Maria! Dio sia benedetto. Ci mettiamo. Vogliamo rinnovare la nostra fede nel suo figlio Gesù. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Diciamo insieme: per Maria, ascoltaci, o Signore. Per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, regina degli Apostoli, sia fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione, preghiamo. Per Maria, ascoltaci, o Signore. Per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia dalla conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo, preghiamo. Per Maria, ascoltaci, o Signore. Per tutti i cristiani, e in particolare per le persone consacrate, perché trovando in Maria la sorgente della pura gioia, vivano in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo testimonianza di assoluta fedeltà al comandamento dell'amore, preghiamo. Per Maria, ascoltaci, o Signore. Per gli ammalati, perché Maria trovi un aiuto e conforto nel portare la pace e la sofferenza, senza venir meno nella speranza, preghiamo. Per Maria, ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diveniamo fedeli servi e testimoni del tuo regno, preghiamo. Per Maria, ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti, per le vittime di questo virus spazio al mondo, per il nostro aiutato, per tutti i defunti dimenticati e per tutti quei funti delle varie comunità del nostro comune che ci hanno lasciato durante i Covid e hanno altri formata e tenuta. Il Signore accolga tutti nella gloria del suo regno per intercessione di Maria. Oh Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, per intercessione di Maria, tesoriera di tutte le grazie, che ci precede nella peregrinazione della vita. Per Cristo nostro Signore.
ci stiamo offrendo il sacrificio gratuito a Dio Padre onnipotente. Thank you.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per obediente alla
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, Regina delle Grazie, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Per la Santa Comunione, chi riceve Gesù rimane in piedi, chi non si siede.
Regia. O Padre, che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. La prima strofa dell'inno, perché abbiamo suonato un po' con gli orari. Poi alla messa di ringraziamento lunedì la facciamo tutto quanto, bene? Promesso. Il coro ci viene a fare io tutto quanto, no? Sono già le 9:05 e allora facciamo subito la prima strofa. Ci sono tante persone fuori, spero che abbiate potuto partecipare alla messa in un modo così, cercando un po' di raccoglimento. Io ho chiesto il permesso al signor sindaco di mettere la messa in diffusione fuori e quindi l'hanno sentito a casa delle persone che stavano fuori dalla chiesa. Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra devozione, per l'esempio che date a tutti, per la vostra devozione, il vostro amore alla Madonna. La Madonna protegga le vostre famiglie, vi porti per mano nel corso della vostra vita e soprattutto in braccio quando incontrerete sofferenze del corpo e dello spirito. Ringrazio anche le porte da qui, Donato, che non ci abbandona mai. La Madonna delle Grazie arriva in tutto il mondo, Donato, anche nel Uruguay, nel Paraguay, nelle Filippine. Grazie Donato, che le ha dato la possibilità a chi non potesse essere qui. Il signor sindaco vuole fare un saluto alla comunità, brevemente. Saluto e vi darò il vostro spirito. Sarà un microfono. No, sarà breve, signor sindaco. Sarà breve. Ringrazio Don Luigi, quest'anno viviamo in maniera completamente diversa la festa patronale dedicata alla Madonna delle Grazie, che è particolarmente sentita soprattutto a Capriglia, ma poi in tutta la Valle del Vino, e credo che quest'anno viviamo realmente la festa patronale da un punto di vista liturgico e spirituale. Ogni anno sicuramente sono importanti i momenti esteriori, con i festeggiamenti civili, a cui va il ringraziamento al Comitato Festeggiamenti della Madonna delle Grazie, a quanti si impegnano ormai da diversi anni a portare avanti le tradizioni, ma possiamo dire di vivere realmente la festa patronale della Madonna cercando di viverla all'interno della propria casa, all'interno della Chiesa, ma soprattutto cercando anche di ringraziarla per questo periodo della fase emergenziale a cui tutti quanti noi siamo stati chiamati e anche coinvolti direttamente, soprattutto a rispettare quelle che sono state le misure restrittive legate all'emergenza sanitaria. Ne approfitto per ringraziare Don Luigi soprattutto per l'impegno profuso anche a favore dei più deboli, delle fasce più deboli durante la fase della pandemia. È una pandemia che riguarda dal 1918, l'ultima è stata la spagnola, un evento straordinario per il periodo di Don Luigi che è risultato subito disponibile ad andare verso le famiglie, solo a dare supporto morale, anche soprattutto supporto attraverso genitori, ma anche delle utenti, stare vicino soprattutto ai facenti a collaborare con l'ente comune. E grazie a tutti voi per aver avuto senso di responsabilità durante la fase emergenziale, di essere stati attenti a quelle che sono state le restrizioni, ma soprattutto sono giorni di festa, di vedere la Chiesa di Capriglia, un po' di tutte le frazioni, di tutto popolata dai fedeli, è sicuramente emozionante e per questo credo che avere la festa patronale quest'anno la viviamo in maniera più sentita, al di là dei contagiamenti esterni, che pure avevano la loro importanza, ma viverla direttamente a contatto con Luigi e con la Madonna è sicuramente l'occasione di vivere. Auguri a tutti i capriglesi, auguri a tutti Luigi, auguri a tutta la comunità di Bellezzano per questa ripresa, facendo attenzione soprattutto nei prossimi mesi. Grazie. E auguri al sindaco che si trova. Ci disponiamo a ricevere la benedizione di Gesù attraverso l'intercessione della nostra Mamma delle Grazie.
vostre famiglie, alle famiglie a voi care, soprattutto agli anziani e agli ammalati della nostra comunità, di tutte le comunità di coloro che ci stanno seguendo. Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Via che c'è l'inno. Carissimi, grazie a tutti voi della vostra presenza, che la Madonna della Grazia di Capriglia vi benedica sempre.